Alessandro Masina, nuovo acquisto dell'Anusei, quali sono le prime sensazioni di questo ritorno a casa? Le sensazioni sono sempre ottime, perché questo paese, questa società, come ho detto anche prima, è una società sana, fatta di ottimi principi, una programmazione direi a tratti impeccabile, quindi quest'anno proveremo sempre a toglierci ottime soddisfazioni con il mister, con il gruppo nuovo e niente. In attesa dello stadio, tra l'altro, del campo, che sarà fondamentale per noi. Ecco, l'anno scorso eri a Muravera, ci sei spostato di qualche chilometro, sempre sulla 125. Scherzi a parte, che tipo di campionato ti aspetti da questo Lanusei? Ma innanzitutto mi aspetto un campionato fatto di tanta voglia da parte nostra. Siamo tanto giovani, quindi proveremo comunque, anche con la poca esperienza che abbiamo, ad andare tutti i giorni sul campo a limare tutti i dettagli, essere precisi per fare le cose fatte bene, quindi mi auguro di fare un campionato tranquillo, ci proveremo, daremo il massimo, poi se uscirà qualcosa di più saremo contenti tutti e il paese sarà contento soprattutto. L'anno scorso l'Anusei è stata forse la sorpresa del girone G, la squadra che ha dato fastidio un po' a tutti, dalla prima all'ultima in classifica. Quest'anno è cambiato anche il mister Stefano Campolo, come sono i primi allenamenti col tecnico laziale? Io non lo conoscevo, personalmente non lo conoscevo, mi hanno sempre parlato bene, però diciamo che lui ha un ottimo calcio, si sposa alla grande direi con le mie caratteristiche, quindi in questi giorni stiamo lavorando tanto, duro, proveremo ad attaccare la spina il prima possibile perché il campionato è alle porte, anche se i giorni non sono usciti, gli manca poco, quindi direi che siamo sulla giusta strada. Ripeto, siamo giovani, però proveremo a far soffrire tutti sul campo. Ecco, in chiusura, domanda, è la maglia numero 10, hai un obiettivo in particolare dal punto di vista numerico per questa stagione? Sì. Obiettivo personale non ce n'è, quello che arriva arriva, perché ripeto, se ogni giorno si limano i dettagli, si è precisi sulle cose che si fa, potrebbe arrivare grande soddisfazione. Stiamo zitti, proveremo a fare il massimo, nessun tipo di obiettivo personale.